Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Questa lampadina qua, Wi-Fi Smart della Lumari, l'avete sicuramente già vista sia su Telegram, sia sulle mie storie Instagram e anche sulla mia pagina principale, la mia pagina Facebook. E mancava il video recensione su YouTube. Parliamo di una lampada da 9 watt, attacco E27, che è dimmerabile dall'1 al 100% con una luminosità che varia da 2007 ai 6500 gradi Kelvin e oltre ad RGB è anche bianco caldo, bianco freddo e bianco neutro, compatibile con Alexa, IFTTT e Google Home. La andiamo ad aprire e andiamo a vedere com'è fatta e tutta la procedura per accoppiarla. Mi dispiace, non ho capito. Non ti ho interpellato. Ovviamente in descrizione metterò il link per l'acquisto, se ancora non la conoscevate, ve l'ho spammato praticamente dappertutto negli ultimi giorni. Voilà, ed eccola qua. Abbiamo il manuale in inglese con la guida passo per passo di come si fa la procedura per inizializzare la lampadina, completamente in inglese. Sì, non c'è in italiano, unica lingua. Questi sono i due manualini e niente poco di meno che la lampadina Lumari. Qui dietro c'è scritto il modello W1001 170-240 volt, 806 lumen e poi i marchi. Scatola che non ci interessa più e adesso venite da questo lato che la andiamo a provare, la andiamo a configurare e vediamo la luce che fa. Eccovi da questo lato, è la mia solita dimostrazione. La corrente già c'è, avvitiamo. Ok. Questa è la luce che fa. Adesso bisogna staccare e attaccare la corrente per 3 volte di seguito, in modo tale che la lampadina lampeggia ed entra in modalità accoppiamento. Allora vado a staccare la spina, attaccarla per 3 volte. 1, 2, 3. Ecco qua che la lampadina lampeggia e siamo pronti per collegare la nostra rete. Non dobbiamo far altro che scaricare e installare l'app Smart Life. Se non l'avete ancora installata, cliccare su più, andare su illuminazione, poi già... Ah, hanno girato l'app? Non dobbiamo fare nient'altro. La lampadina ha smesso di lampeggiare e quindi qualche istante, veramente pochi secondi e... Eccola qua! No, che figata sta animazione! Bella, bella. Allora, devo fare avanti o devo cliccare la lampadina? No, devo fare avanti. L'ha trovata Lumari, anche Amazon, sì, ok, non ho detto quella parola se non mi apriva la voce. Salone, sì, dai, sta in salone, anche se non è vero. Chiamiamola in un modo tipo Lumari RGB e basta. Ok, fine. Questa è la lampada, questa è l'app. Bella, bella, bella. Allora, andiamo giù di intensità. Ok, così è al minimo. Mano a mano accendi, andiamo sui colori caldi in questo modo, qui è un neutro e mano a mano andiamo sui 2007K qua. Sì, perfetto, colori veramente realistici, esattamente come deve essere. Qui spero che la accendiamo e la spegniamo. No, perché c'è qua il tasto per accenderla e spegnerla. Carina pure l'animazione, dai. E poi possiamo ovviamente il timer, quando si accende, quando si spegne, eccetera eccetera. Schedule, ok, per la pianificazione. Ah, qui è fra quanti minuti vogliamo che si spegne. E colori, eccola qua, RGB, colori caldi, colori. Questo è un rosso, non so se dalla telecamera rende. Aspetta un attimo che vi spengo le luci davanti, così capite meglio. Ora rende di più. Un rosso, un giallo, un verde chiaro, un celeste, un blu e tutti gli altri colori. Qui possiamo ovviamente aumentare o diminuire l'intensità. Qui possiamo andare a saturare il colore, sì.
andarlo ad aggiungere più bianco al colore. Impostiamo le scene, notte, lettura, lavoro. Cioè, secondo l'applicazione, quando lavorate è meglio usare questa luce, oppure quando dormite è meglio questa luce. Quando dormite poi spegnete la luce, ovviamente. Impostazioni, info sul dispositivo, poi scene, istanze, automazione, poi magari farò un video a parte dedicato. Qui mi dice che supporta solamente Alexa e Google Assistant e non supporta gli FTTT. Questo è da segnalare. Controlla rete, controlla contenuti aggiornati e via dicendo. Andiamo a provare gli assistenti vocali. Qui spegniamo e accendiamo. La lasciamo per il momento in modalità spenta. Ah, spenta è sempre qua, mi sbaglio sempre. E andiamo con Alexa. Accendi Lumari RGB. Spegni Lumari RGB. Vediamo, da spenta facciamo imposta Lumari RGB al 20%. Si accende prima tutto e poi si adatta al 20%. Lumari RGB su bianco freddo. Ci sono più oggetti chiamati R, C, B. Quale intendi? Lumari RGB. Ci sono più oggetti chiamati R, C, B. Non mi stai a capire? Imposta Lumari RGB su bianco freddo. Ok. Imposta Lumari RGB su giallo. Imposta Lumari RGB su rosso. Ho trovato più di un dispositivo chiamato USB. Assegna nomi univoci. Ma assolutamente no, Alexa. Che oggi fai, la spiritosa? Imposta Lumari RGB su verde. Ho trovato più di un dispositivo chiamato USB. No, non ci siamo. Ascoltami bene, Alexa, fai la brava. Imposta Lumari RGB su verde. Ho trovato più di un dispositivo. Ho capito, non ti piace Lumari RGB, non lo capisci. Allora andiamo su dispositivo. Tranquilli, ragazzi, possiamo rinominare tutto. È una lampadina? Sì che è una lampadina. No, ma non qua. Dobbiamo andare su tutti i dispositivi. Lumari RGB. Ok, tra l'altro vi faccio vedere come possiamo tranquillamente controllare colore, impostazioni, un sacco di roba tramite l'app Alexa. Impostazioni, modifica nome e lo chiamiamo semplicemente Riccardo. Ok, la lampadina che si chiama Riccardo è pronta all'uso. Imposta Riccardo su verde. Vedi, così mi capisci? Imposta Riccardo su blu. Imposta Riccardo al 100%. E l'ultimo, indovinate qual è? Bravi! Spegni Riccardo. Bravo Riccardo. Velocemente con la concorrenza. Eccola qua. Vediamo se l'ha subito trovata. Devo fare un aggiorna. Andiamo a vedere se c'è. Facciamo un bel sincronizza dispositivi. Certo, sincronizzazione di 7 provider. Vedo, eccola. Olè. Vediamo se mi capisce, Imposta Lumari RGB su bianco freddo. Spegni Lumari RGB. Va bene, spengo Lumari RGB. Ma che Lumari? Accendi Lumari RGB? Certo, accendo Lumari RGB. Va bene. Imposta Lumari RGB su bianco caldo. Questi sono i risultati migliori. Che mi fai, Lumari RGB su rosso. Certo, Imposto Lumari RGB su rosso. Ok.
Spegni lumari RGB. Va bene, spengo lumari RGB. Vabbè, dai, te la sei cavata, Google. E questa era la recensione della lampadina Lumari Smart Bulb Wi-Fi RGB più bianco caldo, bianco freddo, neutro, 806 lumen. Quanti watt? Mi sono scordato, mannaggia, 9? Sì, 9 watt. Qui, dopo il trio 10, è tutto. Vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, attivando la campanella per non perdere i prossimi video che usciranno sul canale. Mi raccomando, i social, Facebook, Instagram, BGTV, TripAdvisor, Pottino 10, anche su Telegram, sconti e offerte, trattino, Pottino 10. Qui è veramente tutto. Noi ci rivediamo a un prossimo video. Ciao!